Ciao, sono Thomas di Rockfall Blog. Oggi vorrei spiegarvi un po' come funzionano i freni o i dissipatori di energia delle barriere paramassi. E intanto vorrei farvi vedere un po' come funzionano e a cosa servono. Sono degli elementi che servono a rallentare il movimento della struttura dissipando energia. Dov'è che li mettiamo? Di solito li mettiamo su le funi di controvento laterale, le funi di supporto, oppure sulle funi di controvento di monte, che adesso vedremo in sezione trasversale. Ecco qua, questa è la barriera paramassi in sezione. Di solito si mettono su questa fune, nella parte alta oppure nella parte bassa, come dicevo prima, appunto per rallentare lo spostamento della barriera durante l'ipotetico impatto di un blocco che va ad interessare la superficie di intercettazione. Come li classifichiamo? Dal mio punto di vista si possono classificare in due modi, o ad attrito o a deformazione plastica, cioè sono i due modelli che ne determinano il loro comportamento strutturale, o meglio meccanico. Come funziona un freno? Solitamente a prove di tipo statico in laboratorio hanno un comportamento, quasi tutti, in una prova carico-spostamento di questo tipo: un primo tratto crescente, solitamente ad un intervallo variabile fra i 40 e i 100-150 kN, poi c'è tutto il tratto di scorrimento, che di solito è variabile fra i 0 e il 1,50 m, durante il quale si dissipa la gran parte di energia, e poi vanno a rottura come tutti gli elementi strutturali. Durante tutta questa fase dissipano energia, e l'area sottesa a questa curva è l'energia che questi elementi riescono a dissipare durante il loro comportamento, che si esprime solitamente in kilojoule. Ecco perché di solito troviamo i freni che sono classificati a diversi valori di energia che ne definiscono il loro comportamento strutturale. Una considerazione in chiusura è questa: poiché gli impatti sulle strutture le fanno comportare, o comunque le sollecitano ad azioni di tipo dinamico, è lecito parlare di energia di assorbimento per questi elementi strutturali? Lo lascio come punto di domanda.